buongiorno, buona domenica. Buongiorno da Satriano. Buongiorno da Satriano. Ma perché devi dire bugie? Scusa. Oggi ci sono i Cosma e Damiano, però. Non siamo a Satriano. Sono in corso. Domenico. Dove siamo qui? Dove siamo? Satriano Marino. Buongiorno da Satriano Marino. Sono in corso i festeggiamenti. Ma salutiamo gli amici di Satriano. Scusa Roberto, possiamo accelerare che Corradini deve andare a messa? No, vabbè, ma c'è tempo. Deve andare a messa, a che ora vai a messa, Corradini? Buongiorno. Buongiorno. Saverio sta leggendo il giornale. Salutiamolo, Saverio. Ciao Saverio, buongiorno. Saverio pure è venuto a Satriano. Pure il dello sport. Giusto perché siamo a Satriano. Va bene. Posso fare un antefatto questa domenica, no? Complimenti alla notte piccante, Catanzaro piena di gente. Sei andato, Corradini? Sì, sì, sono. Addirittura fa gli antefatti, lo dico. Sei all'altro mondo proprio. Bello. Sei andato, Corradini, c'era tanta gente. Peccato che non sono riuscito a vedere gli stadi. E non vi posso dire il commento. Non sei riuscito a vedere lo stadio? Lo stadio. Gli stadi. C'erano gli stadi. Roberto, non posso dire il commento che ha fatto dopo in merito. Non lo devi dire. Alla Notte Rosa, non che devi ci sarà dire, prossimamente non lo devi dire, ma c'è sta Notte Rosa? Ma c'è sta Notte Rosa? Quando è? A ottobre. Ottobre, giorno? Per tre, già proprio. Diciamo. Giorno? 25 mi pare, no? 12, 13. Tombola. Non è ancora ufficiale. Ad ottobre. Non lo possiamo non anticipare. Non ti dico quante ne ha detto. Com'è Peppe? È un amico nostro. Va bene. Andiamo a leggere I nostri eventi. Andiamo a leggere i giornali? Sì, direi di sì. Siamo qui per questa settimana. Va bene. Prima di andare a leggere i giornali, com'è andata la crociera? Io sono andato a lavorare, come sempre, non come Mattia. Buongiorno Domenico. Buongiorno. Giustamente i giornali me li mettete. Queste sono le garantiste. Le garantiste. Le garantiste. Benissimo. Partiamo da Borgia questa volta. Battaglina e i suoi lati oscuri. Aggiorni le prime audizioni. Prima riunione della commissione consigliare d'inchiesta voluta per far luce sulla vicenda legata alla realizzazione dell'isola ecologica. Verrà sentito chi ha rilasciato pareri e autorizzazioni. Ma poi non l'hanno fatta. È tutto bloccato. Quindi adesso parte l'inchiesta. Ne abbiamo parlato anche noi sul sito perché praticamente ci sta una commissione consigliare d'inchiesta. Comunque deturpato anche una. Ho visto io la foto, il territorio. Una parte del territorio. Un buco enorme. Un cratere. Primarie del PD. Siamo asseverato il comitato per Oliverio scalda i motori. Inaugurata ieri. Questo è Severino. I motori. Sto scaldando i motori. È il motore di Severino. Questo veramente è bruttissimo. È benvenuta. Inaugurata ieri. Ieri? Non lo so, l'altro ieri. No, forse era l'altro ieri, giovedì. Inaugurata l'altro ieri la sede di Via Mirante davanti ad un folto pubblico. Ma se va stessa sede? Certo, quella evidentemente porta bene. Ex Alec. Sì, perché evidentemente porta bene, una questione scaramante. Ho capito. Quando ti cade da sindaco, chi è la sede? Sì, già prenotato. Avete corre. Squillace, e qui salutiamo anche Antonio Mauro, perché Squillace. Edilizia scolastica e i 5 Stelle fanno pressing sul sindaco. Ma non è dissestato. Hanno dichiarato adesso. Quindi fanno pressing comunque. Però c'è Squillace 2, Corradini. Squillace 2 questa è bella, una attesa lunga 30 anni, pronta la piscina comunale. Anche l'ANAS ha interrotto i lavori perché è pronta la piscina comunale, sì, perché sennò. Ma io chiudiamo con Vallefiorita, Corradini. A me pare che almeno 10 volte la Ievi sa cosa. Chiudi con Vallefiorita che cambiamo. Vedi che ci fa andare veloce. Smaltire amianto e deve venire a messa pure lui. Ecco gli incentivi economici del municipio. Quindi il municipio di Vallefiorita incentiverà chi vorrà smaltire la mia. Benissimo. È andato. Adesso andiamo al piano della Calabria. Le quotidienne. Il fatto. Scorre la serata con gli amici, scende dall'auto e scompare nel buio, ritrovato dopo ore di ricerche. Vabbè, non fa niente. Questo è qui? Questo qui seduto. Presumo sia. Cioè lui è sceso dall'auto, dalla moto, insomma era con un amico. Ah no, questi sono momenti, alcuni momenti del liceo. Si doveva fare un bisogno fisiologico. E poi si dice la passeggiata, tutto su burdele. Giustamente, però se non rientri a casa a un certo orario, familiare. Ho capito, ma se magari capisci. E mi caccia. Fortunatamente l'ha stato ritrovato. Va bene. Ambiente, puliti lungomare e spiaggia. Questa è l'operazione Puliamo il Mondo che è stata riproposta, assoverato, nella prima volta da Lega Ambiente.
Bene, bravi, a proposito di lega ambiente, salutiamo nessuno. Sì, io c'ho una notizia, io c'ho una notizia nuovissima da leggere, quindi te ne vado io, ragazzi. Ciao. Però chi Dai, va bene. Edilizia scolastica, una priorità. Un civico consesso urgente per individuare gli interventi da realizzare. Il meetup dei cittadini attivi di Soverato si rivolge al sindaco. Questa è. No, c'è dall'altra. C'è stata una nota della, dell'assessore Vono. Dell'assessore Vono ieri, il comune informa i cittadini sulla TASI. Si pagherà il 16 ottobre, ricordiamolo. Buongiorno, ai cittadini. Ingegnere. Ah, Corrado, ricorda. Dai, 16 buona ottobre notizia. Bisogna pagare la TASI, ancora non sappiamo né come né perché. Però qua la immobili, scusa. Certo, quello sì. Ma anche gli inquilini, mi sa che anche gli inquilini. Proprietario. Una parte a carico anche degli inquilini a volte. Quindi Roberto dovrebbe da valutare, da valutare. C'è anche sulla sinistra maggiore. Il consigliere Antonio Rattà si era nominato capogruppo. Questo è successo. Ma Antonio Rattà è pure candidato alle provinciali. Alle provinciali? Sì, sì, sì. Comunque, auguri ad Antonio Rattà. Non lo sapevo. Auguri, auguri per la nomina capogruppo. Sì, auguri, Antonio. E poi, ma quando si vota per le provinciali? Quando votano i consiglieri comunali per le, per le elezioni? Non ti riguarda, provinciali. Perché votano i consiglieri? Tu sei consigliere però che comunale. No, però lui è anima nera. Anima nera. Vabbè, oh, parliamo un po' che pallavolo. Sabe, vieni qua. Sabe, parliamo un po' di pallavolo. Intanto vorremmo sapere se la dodicesima giocatrice l'ha individuata il presidente. Il colpo. Però la trattativa del presidente lo sai. Sono lunghe, sono lunghe. Molto vabbè. Non è in Italia così. Dome, tu mi dici io giocatrici della pallavolo quest'anno? Sì, le ho viste. La più buona qual è? Superiore. No, non si può dire. No, no, erano accanto a me che mangiavano il panino con la salsiccia. Dico, hai individuato qualcuna degna di... Tutte belle ragazze. Bella. Però Saverio, che le ha viste meglio, invece deve dare un giudizio più approfondito, meglio, insomma. Ma lui giudica solo tecnicamente. Ah, quella che metterà più pallone a terra. ma dai, ma giudizio. Buongiorno, salvo di scuola. Crisal, Soverato. Salvo. Buongiorno. È strano vederti che non fugli. Vedi sempre. Strano, vedi vestuto. Io ho già la sciarpa. Salve, lui è sempre petto nudo. Oggi è ricordo. Salve, che sono si pantaloni? No, chi? Pomeriggio e fuggiamo. Per mangiare c'è riposo. No, è per la corsa nemmeno. Vedi. Benissimo. Salve, stavamo dicendo, proprio dal punto di vista tecnico. Guarda, no? Stamattina ti sto perché lo devi dire? Perché dovevamo essere a Satriano per la festa. Preparato per andare a Satriano. Vedi, lui è proprio questo, si veste ma così. Anche noi, anche io mi ero messo il vestito della festa. Ma lui si è andato alle 5 e mezza per andare alla festa a Satriano. E perché scusa alle 5 e mezza? A piedi per voto. Corradini ha detto alle 6 tieniti pronto. Volevamo andare a piedi per voto. Quindi dalle 5 e mezza che sei in piedi. E alla luce di questa stanchezza, la più buona. Vabbè. No. Perché le conosce più tutta la squadra? È perché lui ci sta più vicino, nel senso. L'ha detto stampa. Cioè. Ha sapito abbattute Salvatore Pirillo quando ti spogliato la nazionale svedese. Aspetta. No. Salvatore Pirillo chi deve denunciare per questa cosa? Vabbè. Vai. Non la posso dire. No, non si può dire. Italia Svezia. Vai. Qual era la battuta? Niente. Dove? No, è vero. Iettala dove? Se non si può dire. Ah, finisci. Saluto al primo. Ma la denuncia. Vai. Gli unti spogliatoi della nazionale femminile svedese. No? Vinna Kemi, insomma, le viste che sindaci ci avevano dei seni turgidi. No, di cognome non so come si chiamava. Grande Salvatore. Vabbè. Grazie Domenico, andiamo fuori che chiudiamo da fuori. Ciao Domenico. Va bene. Allora, da Satriano. Deve andare a non solo, prima della messa devo pagarvi la colazione, come al solito. Ovvio, perché ci hai fatto svegliare a tutti. Giusto, anche bene, a Saverio. Grazie a voi. Buonasera. Che io devo andare a raccogliere la cicoria della campagna di Roberto. Io vado a fare un bagno più tardi. Io non vi dico dove vado. Anche questo a chi sta fuori adesso, per chi si aspettava un settembre splendido, ultima domenica veramente va freddo, no, non freddo non fa, dai, non ci sta bene, ci sono venuti ieri a Catanzaro, ma lui ieri era la notte piccante ancora, hai capito, è un comunque po'... l'estate continua nel segno del non bel tempo, no. Salsiccia va bene. Dopodiché dobbiamo. Questa settimana consiglio comunale è tosto, la notte bianca in Chiaravalle come è andata ieri? No,
Ah, c'era anche la notte bianca, sì, di carnevale. No, io era, ero fuori. Era la notte bianca, era musicale, una notte bianca musicale. Ok, c'era pure. Ma ti consiglio comunale, dicevi, importante da seguire. Sì, perché il mio amico Mosella dice che sarà un consiglio comunale duro. No, bello, sarà bello. Tosto. Tosto, bello. Ci divertiamo. Gli argomenti trattati sono importanti. Benissimo. Grazie a tutti, buona domenica. Buona domenica, Corradini, ciao. Buona domenica.